ritrovati, nuovo appuntamento con Focus Culture, una puntata davvero ricca che cominciamo raccontandovi la storia di un giovane scrittore che ha deciso di cimentarsi e diventare editore. Lo abbiamo in collegamento Skype grazie a Vincenzo Di Giorgio per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Vi faccio vedere quello che è il suo libro d'esordio e di cui vi voglio parlare perché mi ha colpita davvero molto, Le divisioni, Falco Editore. È una storia molto tenera, molto vera, scritta magistralmente, che ha come protagonista una bambina alle prese con una paura da affrontare. Riuscirà a superarla? Chiaramente, per scoprirlo dovete leggere queste pagine che vi porteranno nella storia, una capacità che hanno davvero pochi scrittori. E Vincenzo, io vorrei partire da qui, se tu sei d'accordo. Questo è un libro sicuramente destinato a un pubblico che di solito definiamo bambini e adolescenti, ma in realtà è una storia che parla a molti adulti. Sì, assolutamente sì. Buongiorno a tutti, veramente sono molto emozionato di essere qui. Vi ringrazio per l'invito perché per me queste cose sono importantissime. Per quanto riguarda il libro, sì, io l'ho scritto nel periodo in cui collaboravo con Michele Falco, che anche io, come hai detto tu, essendo editore, ho l'editore che rimane Michele. Lo saluto perché è stata una persona molto importante per me. E questo è un libro che effettivamente parla di relazioni, parla di relazioni che spesso e volentieri tendono col tempo a cambiare, a non essere più uguali a come ce le ricordavamo. E una delle prerogative dell'essere umano è quella di abituarsi alla routine, alla quotidianità, e quando qualcosa viene a mancare, automaticamente iniziano i problemi. Ed è proprio questo che sperimenta Mimmi, la protagonista del mio racconto lungo, che vuole fare di tutto, diciamo, per non arrendersi al fatto che i suoi genitori vogliano in qualche modo divorziare. L'altra parte della storia che ci ha davvero incuriosito è il fatto che tu abbia deciso di diventare editore, quindi fare questo salto, no? Da chi scrive a chi pubblica. Sei ancora uno scrittore, anche se pubblichi i libri degli altri? Sì, sto mantenendo questa mia doppia identità. Infatti, diciamo che me lo pubblicherò da solo, però c'è già un secondo libro in cantiere, che sarà di genere differente, però sarà bello lo stesso, spero, come questo qua. Assolutamente sì, vai. Assolutamente, poi lo leggeremo appena, insomma, sarà pronto. Vintura si chiama la tua casa editrice, perché? E perché hai voluto crederci in questa scommessa? Allora sì, la mia casa editrice si chiama Vintura per un semplicissimo motivo. A me non piaceva come stava Di Giorgio sulla copertina dei libri, però non volevo uscire dal mio nome familiare. Infatti sono andato a riprendere l'angiuria di mio nonno, di Acquasenza Vecchio. Lo chiamavano Vintureggio perché era fortunato alle carte, quindi io sono andato leggermente a modificare questa angiuria e l'ho resa un po' più adatta alla copertina, e da qui nasce Vintura Edizioni. Quanto è complicato, insomma, questa avventura che tu hai deciso, tra l'altro, un'avventura che è diventata il tuo lavoro? È molto complicato, però è un'avventura che garantisce delle grandissime soddisfazioni. Ho deciso di farla diventare il mio lavoro semplicemente perché io sono un appassionato di storie, innanzitutto. Io vengo dai film, dai videogiochi, e poi mi sono appassionato ai libri, che attualmente sono la mia passione principale, diciamo, oltre che lavoro. Io sono un avido lettore, come penso si possa vedere alle mie spalle, e quindi, come accade a Mimmi, la protagonista della divisione, il mio racconto, io ho cercato di guardare la vita da un punto di vista differente, e questa è la base su cui è nato il mio progetto. Parliamo di questo progetto. In che cosa è diverso dalle altre case editrici? Allora, diverso, non so se sia diverso,
quantomeno noi cerchiamo di presentare dei libri sul mercato che passano attraverso tutti i passaggi necessari per creare dei prodotti che pensiamo siano di estrema qualità. Noi facciamo un editing, facciamo la correzione di bozze, facciamo una grande ricerca sulle copertine, chiunque guardi una nostra copertina se ne può rendere conto. Quindi noi diciamo non siamo diversi. A Cosenza, soprattutto a Cosenza, ci sono tante case editrici che sono valide. Quindi noi diciamo non puntiamo a differenziarci, puntiamo a inserirci nel mercato presentando dei prodotti che pensiamo i lettori possano reputare validi. E allora noi ti facciamo tanti in bocca al lupo, il tuo catalogo comincia, no, ad essere costruito, ci sono già dei giovani autori che hanno, giovani e Sì. meno giovani, devo dire, ho visto il Sì. sito, quindi giovani e meno giovani che credono in questo nuovo corso e magari poi ci ritroveremo più in là per fare un bilancio e ti auguriamo chiaramente lunga vita. Grazie per essere stato Grazie con noi, mille. Vincenzo Di Giorgio. Ricordo il tuo libro Le divisioni e ricordo questa bella scommessa della casa editrice Ventura. Hai intenzione di rimanere così ancora per molto? Disse l'orsacchiotto. Mimmi era ancora sconvolta da ciò a cui aveva assistito e non riusciva a muovere un muscolo. Perciò il peluche riprese. Vuoi chiudere quella boccaccia che ti ritrovi e dire qualcosa? Ma almeno ti sei lavata i denti. Il pupazzo, a questo punto, fece silenzio e pensò per qualche secondo. Poi i suoi occhi brillarono come se avesse avuto un'illuminazione e disse: So io quel che ci vuole. Come faceva quel modo di dire? Ah sì, ecco. Chiudi la bocca, altrimenti ci entrano le mosche. Andiamo avanti parlando ancora di narrazione, gli strumenti, gli attrezzi per costruire le storie prima che arrivino poi in una casa editrice. Ed Elena Giorgiana Mirabelli ci aiuta in questo percorso, in cui il foglio bianco è, compagnia di chi aspira a scrivere almeno un racconto. Oggi Elena, ci parla degli diversi stadi, no, di un racconto. La volta scorsa, lo ricorderete, ci ha parlato del viaggio dell'eroe. Oggi c'è un secondo step, e cioè quando il nostro eroe, il nostro protagonista, passa all'azione. La linea d'Elena. Seguendo quelle che sono le fasi o comunque le tappe del cosiddetto viaggio dell'eroe, la scorsa settimana abbiamo introdotto la questione del mondo ordinario, cioè abbiamo introdotto il momento, l'inizio quindi della storia, o comunque il momento in cui il lettore e le lettrici entrano in contatto con l'ambiente, con il mondo, lo sfondo. Dal quale emerge la vita, del nostro protagonista o della nostra protagonista. Questo mondo ordinario viene turbato da qualcosa e nel momento in cui questo equilibrio appunto viene turbato, inizia il vero e proprio viaggio del nostro protagonista e della nostra protagonista. La seconda fase, quindi, del viaggio dell'eroe coincide con la chiamata all'azione. La chiamata all'azione, può essere rappresentata appunto attraverso qualcosa che turba quell'equilibrio e questo qualcosa può essere un coniglio bianco che richiede appunto attenzione, o un tornado, che porta la nostra eroina in un altro mondo. È fondamentalmente qualcosa che accade al protagonista e alla protagonista e che impone alla protagonista e al protagonista di cominciare ad aprire gli occhi su quelle che sono le proprie strutture, su quelli che sono i propri limiti, su quello che è il proprio destino. Alice,
Cominciava davvero a stufarsi di starsene a sedere accanto alla sorella sulla riva e senza aver nulla da fare. Una volta o due aveva dato una sbirciata nel libro che sua sorella stava leggendo, ma non conteneva né figure né spunti di conversazione. A che serve un libro, pensava Alice, senza figure né chiacchiere? Così andava considerando nella propria mente, per quanto le era possibile perché la calura del giorno l'assonnava e l'istupidiva, se lo svago di comporre una ghirlanda di pratoline valesse la pena di alzarsi a raccoglierle, allorché improvvisamente un coniglio bianco, con gli occhi rosa, le passò di corsa a fianco. Assunta Morrone ci porta in un mondo che è fatto di realtà e fantasia, come lo sono i libri destinati agli adolescenti e ai bambini. Lei sceglie sempre con molta cura, la stessa che oggi noi notiamo nel luogo, nella scenografia che ha utilizzato per raccontarci il libro. Accanto a lei c'è un falchetto che molti avranno riconosciuto, Eustachio Naumann, nato proprio dalla sua penna, a cui auguriamo davvero tanta fortuna ancora. Il libro invece che ci consiglia parte da un fatto di cronaca indimenticato. Era il 2015, settembre 2015, un bimbo di 3 anni restò in uno sfortunatissimo naufragio sulla spiaggia, il suo corpo immortalato in una foto, un pugno nello stomaco. Un libro di cui ci parla oggi Assunta Morrone riprende quella tristissima vicenda di cronaca, si chiama Il signor Conchiglia. Un altro autore che ci ha sempre dato un'indicazione di poter raccontare storie davvero importanti, immortali, è un autore lucano che si chiama Gianluca Caporaso. Gianluca, in una delle sue ultime fatiche, ha scelto un tema davvero forte. Il protagonista della sua storia, il signor Conchiglia, in realtà apre verso qualcosa che sicuramente mette insieme realtà e fantasia. Cosa accade in questo libro? Accade che una foto molto famosa, che è entrata nell'immaginario di tutti noi, che abbiamo crudemente avuto a che fare con quell'immagine, si fa davvero storia immortale. Qualche anno fa diventò di pubblico dominio una foto scattata su una spiaggia dove c'era il corpo di un bimbo che purtroppo aveva subito un naufragio. Era il suo corpo, quel bimbo era morto. Gianluca Caporaso, diciamo, riprende questo personaggio, dà vita ad Alan e lo fa attraverso una storia che rimarrà nel cuore di tutti noi, anche attraverso i passaggi che la fantasia permette, passaggi che sicuramente resteranno indelebili. Soprattutto perché noi abbiamo visione di una storia che potrà essere ripetuta e ripetuta ancora senza mai fine, con personaggi fantastici che popolano il mondo di Alan. E questi personaggi sono davvero interessanti anche perché poi possiamo fare confronto con le illustrazioni di Giulia Tomai. E allora proviamoci nella lettura del signor Conchiglia e facciamolo anche tenendo conto che abbiamo bisogno di letture che non dimentichino la realtà, ma che la rendano più fruibile da tanti punti di vista. La casa editrice che ci fa dono di questo libro è Salani. Alan Kurdi era un bambino siriano di 3 anni che annegò vicino alla spiaggia turca di Bodrum mentre era in viaggio con la sua famiglia. Cercavano un posto nel mondo che potesse diventare la loro nuova casa. Cercavano una casa nuova.
Alle 6:30 del 3 settembre 2015, sul bagnasciuga, qualcuno lo trovò e cercò di svegliarlo, ma Alan continuò a dormire. A partire dal giorno in cui non si è più svegliato, Alan è diventato un mio grande amico immaginario. Spesso nei sogni, mentre cammino, mentre lavoro, mentre studio, Alan mi viene a trovare e sta un po' con me. Steso sul letto quando mi riposo, vicino a me quando corro o gioco a pallone. A volte ricambio la cortesia e vado io a fargli visita su quella spiaggia. E allora camminiamo un po' e parliamo di pesci, di onde, di gabbiani. E a questo punto dobbiamo tuffarci invece in quelle che sono le parole che curano uno spazio della dottoressa Francesca Gulino molto seguito. Avrete notato, lei è sempre accompagnata da un elemento che poi diventa protagonista nella sua discussione. Oggi ci sono delle rose con un colore molto tenue che avranno un ruolo importante in quello che ci racconta, in questo rapporto tra un narciso e una donna che evidentemente dipende affettivamente appunto dall'uomo. Sentiamola. Ben ritrovati. Ricordate, nella scorsa puntata abbiamo analizzato la persona che ha come prevalente la struttura depressiva di personalità. E c'era una frase importante sulla quale ho richiesto la vostra attenzione, che era: se non soddisfo il tuo bisogno, non potrò ottenere l'amore da te. Questo è un po' il mantra della struttura depressiva di personalità. Mi piace identificarla al femminile, ma ovviamente non appartiene, sono alle donne. E questa condizione, direi da mendicante di questa lei, perché per una vita cerca di ottenere quello sguardo, di recuperare su di sé quello sguardo che le è mancato o le è stato tolto per un breve tempo durante l'infanzia. E una persona, abbiamo detto, molto focalizzata sui bisogni degli altri, è una lei che nutre, che dà, che ama oltre misura, proprio perché qualcuno la veda e ricambi questo amore. E non parlo soltanto di un partner, può essere anche una situazione che si viene a creare con un fratello maggiore, con un amico, è eterogenea. Chi è però, fermiamoci alla relazione tra partner, chi è che tra partner capta questo bisogno di essere vista? Un narciso, il quale a sua volta ha bisogno di essere adorato. Il narciso questa lei, a livello profondo stabiliscono un patto. Il narciso è comunque una persona che rimane con una certa vitalità. Ricordiamo che invece la struttura depressiva di personalità, la vitalità l'ha un po' persa, perché l'ha rivoltata contro se stessa. E allora l'accordo che stipulano è: io, dice il narciso, ti porto sul palcoscenico, ti do la visibilità che tanto aneli, ma tu devi adorarmi per tutto il tempo. Questa lei è comunque una persona che ha il cuore aperto,
sentimenti, è capace di provare sentimenti, tanto che soffre tantissimo perché è rimasta un po', immaginiamola come nell'angolo, è tanto melanconica. Il Narciso invece regge bene la scena sul palcoscenico, il palcoscenico e gli applausi sono tutti suoi e quindi si stipula questo accordo, che però è un accordo che sicuramente non fa bene alla struttura depressiva, anzi. Com'è che poi in genere finisce questa storia? Che Narciso prende, si nutre di tutto ciò di cui ha bisogno e poi abbandona. Quindi nella lei si ripete, si reitera l'abbandono primario, quell'abbandono, quegli occhi chiusi che ritornano sempre, 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 fino a quando. Lo dirò nella prossima puntata perché già il tempo è finito, però un anticipo. Fate un compito importante durante questa settimana, regalatevi una rosa. Vogliamo uscire dalla condizione di elemosinare l'amore, di mendicare? Benissimo, io vi invito, fatelo come compito, regalatevi una rosa come ho fatto io, o un altro fiore. Vi abbraccio, grazie. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Focus Cultura, cominciamo con la poesia. Aldo Mazza in questo mese di febbraio ci sta facendo conoscere dei poeti calabresi molto, devo dire, interessanti. E oggi ci propone un ingegnere elettronico. Pensate che invece abbiamo scoperto scrivere con delle liriche davvero molto molto incisive. Lui si chiama Gianluca Borgese, la linea d'Aldo Mazza. È un piacere ritrovarvi ancora tutti qui e siamo davvero felici che abbiate scelto di seguirci anche oggi. Ben ritrovati quindi e grazie. Secondo appuntamento del mese con gli autori locali, un incontro speciale con un autore che merita davvero di essere conosciuto, di avere tanta popolarità per gli innumerevoli interessi che nutre e per i talenti che possiede. Gianluca Borgese. Nato a Lamezia Terme e laureato in ingegneria elettronica, ha conseguito anche un dottorato di ricerca e un master in fisica della materia. Ha lavorato come ricercatore nell'ambito dei sistemi di controllo e diagnostica per gli acceleratori di particelle subnucleari in diversi centri di ricerca internazionali, ma attualmente opera nell'ambito della fusione nucleare in Provenza, nel sud della Francia, dove risiede. Pensando agli studi realizzati, chiunque non lo conosca è portato a credere di aver di fronte una persona estremamente razionale, metodica, rigorosa, quasi fredda. E invece no, tutt'altro. Gianluca ha animo sensibile, ricerca la bellezza e guarda al mondo coltivando diversi nobili interessi che vanno dalla pittura alla fotografia, alla musica, alla psicologia, alla spiritualità, alla natura. Crede nel benessere psicofisico praticando anche attività sportive e meditazione. E soprattutto compone poesie e aforismi fin dall'adolescenza, ha partecipato a diversi concorsi internazionali, vincendone tanti, ma ama ripetere ciò che anche noi condividiamo appieno e ripetiamo da sempre, cioè che non sono i premi che vinci a qualificarti, ma le emozioni che susciti. Quantunque abbia pubblicato vari componimenti su riviste e antologie di settore, gli piace sottolineare inoltre che non scrive a comando o su commissione. Di conseguenza, nel momento in cui si pone davanti al foglio bianco, dalla sua mente un po' fluisce una cascata inarrestabile di parole spinte dalle emozioni, e sono quelle stesse emozioni che chiedono di imprimersi sulla carta. Insomma, un autore particolarmente interessante, tutto da scoprire e soprattutto da leggere. Siamo felici pertanto di segnalarvi il suo sito in cui potrete trovare tutte le sue raffinate composizioni www.parolesenzaargini.it, tutto minuscolo ovviamente, e anche oggi presentarvi una sua lirica inedita per darvi un primo assaggio delle sue grandi qualità.
Il titolo del componimento è Battiti mancanti e in esso è racchiuso tutto il senso della sua poetica. Gli oceani del tempo, le trame del fato non potranno mai porre limiti alla vera passione, al desiderio bruciante e immortale di condivisione. La vita può sembrare spesso severa e ingiusta, ma alcuni legami non hanno vincoli terreni e sfidano anche l'eternità. Basta socchiudere gli occhi lentamente e perdersi con il pensiero nei ricordi del passato, senza alcuna paura o dolore, ripercorrendo quei momenti di pura emozione e di piena felicità. Ed è così che quelle distanze siderali, dapprima insormontabili, si riducono istantaneamente ad un nulla e dalla nebbia del tempo quei volti si fanno sempre più chiari, più nitidi, quasi viventi. Grazie molte a tutti e alla prossima. Ciao! Non c'è vita senza peccato, né sorrisi senza memoria, né mari senza sabbia. E in questo cielo inquieto il volto tuo ancora scorgo, in un riflesso senza confini, nei chiari brividi marini, negli effluvi d'oleandri e pini, ed è lì che giungo di balzo, senza una mira né un contrasto, placando dell'avvenire il timore. Dissecco lacrime senza un nome, libando speme di incanti gitani, in un intrico di sguardi lontani, scruto solchi di distese incolte, a cercar quel battito qui mancante. Nel vivente sussurro del creato lancio tra le nuvole un bacio urlato che possa sol sfiorar la pelle tua, distante come le stelle, ma candida come la luna. La musica e le parole, c'è un rapporto davvero ancestrale, testimonianza di C'è un bel libro di Roberto Vecchioni, in cui i protagonisti sono nonno e nipote, delle lettere di cui ci parla Antonio Sergi. Attraverso le lettere di un ragazzo che cresce e di un misterioso nonno, Roberto Vecchioni ha scritto il suo romanzo più intimo, struggente, toccante. Tra il silenzio e il tuono, e il titolo tra il silenzio e il tuono è anche la frase di una sua popolarissima canzone degli ultimi anni. Questo è un romanzo fatto di lettere, ma non è un romanzo epistolare come gli altri. Si alternano le voci di Roberto Vecchioni, che racconta a un fantomatico nonno alcuni degli episodi più significativi della sua vita, li riporta in presa diretta proprio mentre gli accadono a 10, 15, 30, 80 anni, infanzia, amicizie, studi, canzoni, dolori e amori, ma anche sconfitte e vittorie, guadagni e perdite. Il nonno dal canto suo non gli risponde mai, forse non ce n'è bisogno, forse conosce Roberto fin troppo bene. Le sue lettere sono indirizzate ad altri personaggi, veri o immaginari, e affrontano gli argomenti più disparati, che si tratti di Schubert, di bizzarre teorie sui ingorghi stradali o di scrittori russi che conosce soltanto lui, ne scrive sempre con la medesima grandissima passione. E anche se le lettere di Roberto raccontano la storia di una vita e insieme la storia di un corpo che sente, ama, si ferisce, si ammala, e quelle del nonno che sono puro pensiero, capita di rimanere spiazzati perché ogni tanto parlano di qualcosa che sembra essere accaduto a entrambi, di un palco illuminato, ad esempio, di un uomo che chiede di essere chiamato amore, ma soprattutto della morte di un figlio e del dolore lacerante che non ti abbandona mai. 53 lettere, 53 momenti sfolgoranti per catturare l'ombra sfuggente della verità, in un tempo in cui il prima e il dopo possono confondersi e persino, forse, illuminarsi a vicenda. C'è un'età della vita in cui si può trovare una voce pura, una voce tra il silenzio e il tuono. Non c'è un altro modo per parlare di sé, forse, quando guardarsi indietro e dentro è lo stesso movimento. E tutto, proprio tutto, le gioie, i dolori, la scoperta dell'amore come quella della morte, è in noi con la stessa forza. Ci spostiamo al di là del Mediterraneo
con Pino Sassano, una storia davvero bellissima che ci riporta anche qui ad un fatto di cronaca che noi abbiamo vissuto, lo ricorderete senz'altro, il clima della rivoluzione dei gelsomini. Ecco, Pino ci racconta di questo bel libro in cui è protagonista un quindicenne, il suo cane, nel contesto della rivoluzione dei gelsomini. Do subito la linea a lui, ricordando che in Tunisia Focus Cultura arriva e siamo molto seguiti, quindi un saluto particolare ai nostri telespettatori in Tunisia. Pino, a te la linea. L'intreccio mediterraneo di questa settimana si annoda intorno alle vicende di un giovane tunisino e suo cane. Ce le racconta Yamen Manai, scrittore tunisino che vive in Francia, classe 1980, nel suo libro Bell'Abisso, uscito qualche mese fa per Edizioni E.O. L'intreccio narrato è un abbraccio appassionato tra un quindicenne e Bella, il suo cane. Un incontro tra esclusi dalle dinamiche sociali che la rivoluzione dei gelsomini sembrava aver innescato in Tunisia. Lui, adolescente, si ribella alle ingiustizie, con la rabbia di chi deve rispondere anche a quelle subite dal suo amico a quattro zampe. I cani sono animali ai margini delle società islamiche, posti all'indice dagli hadith, aneddoti scritti su Muhammad, Maometto, secoli dopo la sua morte. Essi vivono fuori dalle mura domestiche, invisi agli angeli della casa. Angeli che, ammesso fossero in casa, non hanno protetto dagli abusi familiari il ragazzo, che subisce violenza dal padre con la consapevolezza della madre. Bella, il cane, è l'amico incontrato per caso, che lui nutre e difende, compagno di viaggio del duro tragitto che li accomuna. Con lui condivide e sopporta gli stenti comuni, eppure gioisce dei fatti gioiosi che merita quel tratto di età. Di questo racconta una volta in prigione il protagonista del libro, dove è finito per tutte le cose che fa in seguito alla morte di Bella. Cose che danno l'idea del dolore e della rabbia contro chi, padre in testa, gli nega il diritto fondamentale a esprimere e praticare scelte e sentimenti. E tra questi suoi aguzzini ci sono il sindaco, il ministro e quant'altri poteri e istituzioni reggono il gioco del padre. Così questo libro, Bell'Abisso, diventa una storia che racconta il potere e la sua violenza, che in Tunisia, come in qualunque altro posto del Mediterraneo e del mondo, trova luogo. Trova luogo nei contesti privati e anche in quelli pubblici, ma sempre colpendo al cuore sentimenti e speranze degli individui, facendo prime vittime innocenza e visione futura. Così, dando spazio a deserti dell'animo che competono con quelli geografici. Lì dove la rassegnazione è la trappola da sfuggire, dovunque sia posto il nostro cammino. E nel invitare a incrociare quello dei protagonisti di questo magnifico romanzo, un saluto dalla sponda tunisina del nostro andare mediterraneo. Dottor Bakush, sta scherzando. Me le suoni pure, come hanno fatto tutti, ma non la chiamerò dottore. E se lo scordi, non lo dirò mai e poi mai. Perché mi ha preso? Le do del lei, ma solo perché ancora non la conosco. Magari, quando la conoscerò meglio, le darò dello stronzo. Calmarmi? Oh, no, no, si sbaglia. Io sono calmissimo. Mi vede con la faccia stravolta, ma non sono alterato. È qui per aiutarmi? Come no? Non sa un accidente di me e vuole aiutarmi. Le persone, perfino le più care, mi hanno sempre affossato, quindi capisce, per me è difficile credere al buon cuore di uno sconosciuto. Cos'è lei? L'avvocato d'ufficio? Strano. Pensavo che gli avvocati stessero in tribunale, non in ufficio. Devo abbassare i toni perché lei è dalla mia parte. Ma cosa ne sa lei, Bakush? Ha figli, lei? Gli vuole bene? Glielo dice? Li abbraccia? Li bacia oppure li ama a modo suo, come fanno quelli della sua specie? E
vedo collegata, grazie per essere con noi, la consigliera delegata alla cultura del Comune di Cosenza, Antonietta Cozza. Ben ritrovata a te intanto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie. Allora, vogliamo parlare di una iniziativa molto interessante al Museo dei Bretti e degli Enotri, perché voi avete deciso di dedicare un mese intero alla memoria, il mese della memoria, cominciato, lo ricorderete, il 27 gennaio, non una giornata ma 30 giorni per non dimenticare ciò che è stato. Tra l'altro proprio in questa settimana è stato presentato un libro bellissimo di Letizia Cuzzola, di cui noi abbiamo parlato proprio a Focus Cultura. Però gli appuntamenti continuano. Qual è il fil rouge di questo mese? Allora, è già da 3 anni che l'amministrazione comunale di Cosenza dedica un mese intero alla memoria come antidoto all'indifferenza, un mese di appuntamenti, di incontri, di seminari, momenti legati anche alla scuola. E abbiamo siamo partiti il 26 questa volta di gennaio e concluderemo il 26 di febbraio. Ha già citato alcuni appuntamenti importanti. Il prossimo che voglio segnalare sarà il 16 di febbraio. È un doppio significativo appuntamento che si svolgerà presso il Teatro Orentano alle 18. Avremo un incontro nella sala Quintieri del Teatro Orentano, perché questa volta ci occuperemo di cinematografia, la cinematografia prima e dopo la Shoah, e avremo con noi il professore Carlo Fanelli, la regista Dora Ricca e soprattutto il grande Max Mazzotta, che la sera ci regalerà alle 20:30 presso il Teatro Orentano questo spettacolo straordinario, Vuoti di memoria. E questo il punto veramente chiave di questo mese, questo momento duplice straordinario, quindi invitiamo tutti al Teatro Orentano, un'opera significativa, straordinaria, intensa, che racconta le memorie di tutti i tempi. E poi avremo altri 2 appuntamenti il 24 di febbraio al Museo dei Bretti e degli Enotri. Sono 2 anni della guerra in Ucraina e ha come titolo È rimasto sempre febbraio, proprio perché è come se il tempo si fosse fermato al 24 febbraio di 2 anni fa. L'ultimo, con cui concluderemo di mattina sempre al Museo dei Bretti, è il 26 di febbraio, il racconto del genocidio dei Rom e dei Sinti, che è una pagina della storia poco conosciuta, poco trattata. Avremo anche le scuole e molti esponenti che vengono proprio da fuori. E quindi questi sono gli altri 3 importanti e significativi momenti che avremo in questo filo della memoria. Voi avete inteso, come dire, coinvolgere le scuole, però ecco, la memoria è un esercizio che ci riguarda tutti. Quanto ti chiedo la partecipazione anche della società civile a questi eventi dedicati alla memoria, che voi avete deciso giustamente di prolungare per una riflessione più attenta? Sono dedicati alle scuole, ma non solo, alla società civile, a tutti. L'evento del 16 è aperto a tutti, anzi ci auguriamo proprio che ci sia una presenza sia nel momento delle 18, questo convegno al teatro, alla Sala Quintieri, se poi in serale, così come i 2 ultimi appuntamenti, il 24 e 26, sono aperti a tutti. La presenza delle scuole è significativa perché dobbiamo educare le giovani generazioni ad una memoria che deve essere costante, continuativa e condivisa. Grazie ad Antonietta Cozza per essere stata con noi. Sappiamo insomma che ha sempre molti impegni, per cui la ringraziamo per aver ritagliato del tempo da dedicarci. E noi proseguiamo con un'altra rubrica, con un'altra presenza che riscuote anche questa molta, come dire, consensi, e ci fa piacere perché il tema effettivamente è nuovo. Per
parliamo della Nostra Signora delle Stelle, Angela Zavaglia, che oggi, pensate, ci porta a riflettere, o meglio, a conoscere il rapporto tra le api e l'astronomia, e lo fa, come di solito, insomma, fa lei, attraverso la storia e la sperimentazione. La linea ad Angela Zavaglia. Bentrovati. Ci occuperemo oggi di un animale straordinario e unico, l'ape, e l'uso dell'orientamento astronomico. Lo zoologo austriaco Carl von Frisch ha trascorso la sua esistenza studiando il comportamento delle api. Per farlo ha realizzato alveari di osservazione e stazioni di alimentazione con ciotole di acqua e zucchero, riuscendo così a identificare centinaia di api, contrassegnandole con vernice colorata. Nel 1944 fa una grande scoperta. Riesce a capire in che modo le api comunicano tra loro la posizione dei prati nei quali è possibile trovare il nettare. Ebbene, von Frisch è il primo a fare la distinzione fra le danze che le api eseguono al ritorno all'alveare e che chiamerà danza circolare e danza del vagabondare. Infatti, quando un'ape esploratrice rientra all'alveare dopo aver individuato la sorgente di nettare, quindi un campo fiorito, distante meno di 50-100 metri, esegue una danza semplice circolare, in questo modo, e comunica alle compagne il luogo esatto dove si trova il nettare e di quale tribù si tratta. Quando la distanza è superiore, può raggiungere anche diversi chilometri, allora l'ape fa un altro tipo di danza, due semicerchi uniti a 8, a forma di 8. Von Frisch capisce anche che la danza 8 è ripetuta tanto più velocemente quanto minore è la distanza dal cibo. Spiego meglio. Tanto più la danza è eseguita dall'ape velocemente, quindi tanto più è frenetica, e più è vicino il campo fiorito in cui si trova il nettare. Le api indicano con precisione anche la direzione da seguire. Infatti, durante la danza scuotono l'addome, in questo modo, lungo una linea retta, e la direzione dell'addome, quindi, corrisponde all'angolo che si ricava tra le posizioni del sole, dell'alveare e del luogo dove si trova il nettare. Pertanto, il sole è il riferimento astronomico delle api. Per tali importanti ricerche, Carl von Frisch ha ottenuto nel 1973 il premio Nobel in fisiologia, ex aequo con il grande Konrad Lorenz. Vi ringrazio e vi aspetto al Parco Astronomico Lilio di Savelli, dove avremo modo di approfondire gli argomenti trattati di volta in volta. Vi lasciamo in dolcezza con la poesia di Elisa Biasi. Grazie come sempre di averci seguito, grazie in regia a Luca Chito. L'appuntamento resta fissato, non perdetelo, alla prossima settimana. Vorrei in riva al mare ascoltare le onde, una per ogni emozione che mi ha lambita o è andata a morire sulle spiagge dell'oblio. Vorrei non essere involucro in memore, preda di tempeste, crudele nel desiderio, asciutta sabbia di un mare che non sento perché mi ha attraversato. Cerco la terra che non mi appartiene, esule come quelli che troppo hanno domandato, grata al cielo dei giorni vissuti, sazia e dolente per tutti i legami che la mia carne ha tracciato. Con una bianca veste sorrido al sole, taciturna assisto il dolore. Riesco a dire adesso che flusso il sangue come la vita, che ci si piega e ci si vince in una guerra perduta. Sconfitta è la morte e il tempo. La ricchezza splende nel cuore, preziosa, inutile, unico testimone. Pensiero continua ad inseguire la luce, raccontare è la mia vittoria.